Ciao ragazzi, oggi sono da Emanuele Triberti, nutrizionista. Andiamo un po' più dentro l'alimentazione, Sì. quindi ci sono dei macroelementi, credo che si chiamino, carboidrati, grassi, proteine. Sì. Questi sono appunto i tre macronutrienti che sono tutto ciò di cui il nostro corpo ha bisogno per produrre energia, metterla da parte, strutturare il muscolo e avere quindi funzione energetica e funzione, si dice, plastica, quindi costruire. I carboidrati appunto hanno più che altro una funzione di energia, difficilmente vengono utilizzati per altro, principalmente quello, vengono stoccati all'interno di fegato e muscoli come il glicogeno, che è poi il motore principale, per esempio, il motore, è la benzina principale per quanto riguarda poi l'allenamento, e una loro carenza porta il corpo a utilizzare gli altri macronutrienti per produrre energia, che non è sempre il massimo, in particolare se andiamo ad usare poi le proteine. Quindi poi ci sono le proteine, che invece hanno di solito una funzione più strutturale, quindi noi le utilizziamo per costruire il muscolo, costruire gli organi interni, riparare i tessuti, quindi tutte queste funzioni un pochino più appunto strutturali. Il corpo ovviamente può usarle come energia nei momenti di magra, possiamo dire, non è auspicabile farlo, nel senso se si può evitare meglio. Sicuramente se io vado a fare gare di ultra endurance, magari ripetute nei giorni, magari delle gare a tappe, è possibile che il corpo un pochino utilizzi le proteine a scopo energetico, ma lì sono casi un pochino più particolari. In ultimo ci sono poi i grassi, che hanno in particolare una funzione energetica, poi vabbè, hanno anche tutto un discorso di funzione ormonale. Sono importanti più che altro come riserva di energia, mentre i carboidrati sono importanti come energia, possiamo dire, a più rapido utilizzo. Quindi tutti e tre fondamentali, tendenzialmente un buon stile di vita li ha sempre tutti, non andiamo a toglierne nessuno, salvo veramente, non so, casi molto particolari. E quindi anche nella dieta dell'atleta, in diverse percentuali, sono importanti tutti. Molto spesso si sente atleti che scelgono di essere vegetariani Sì. o vegani. È qualcosa che secondo te è compatibile con l'attività a medio o alto livello, oppure per forza c'è bisogno di essere onnivori? Onnivori, ok? No, si può tranquillamente essere vegetariani o vegani, bisogna solo prendere degli accorgimenti in più. Stile di vita vegetariano solitamente va ad escludere carne e pesce, stile di vita vegano esclude invece tutti i prodotti animali e quindi mantiene principalmente quelli, cioè esclusivamente quelli vegetali, principalmente i legumi o prodotti a base di tofu, tempeh, seitan, prodotti magari anche confezionati che ogni tanto ci aiutano anche a variare un pochino, ma sempre tutto a base vegetale. Le principali obiezioni, se così vogliamo chiamarle, a uno stile di vita vegetariano, vegano, per l'atleta possono essere queste. Allora, da un punto di vista energetico possiamo stare comunque tranquilli, perché alla fine parte energetica arriva principalmente da carboidrati e grassi che nella dieta vegetariana e vegana non mancano, perché fonti vegetali di grassi, tipo banalmente l'olio di oliva, la frutta secca, ci sono, e quindi da quel punto di vista siamo a posto. Un problema eventuale che potrebbe subentrare, in particolare nel discorso gara per gara, potrebbe essere l'eccesso di fibra, perché nella dieta, chiaramente in particolare nella vegana, l'apporto di fibra è molto alto rispetto a una dieta classica, e questo tendenzialmente va bene. Nel discorso pre-gara, magari ci aiuterebbe a scendere leggermente, perché rende tutto un pochino più semplice a livello gastrointestinale, essere un pochino più leggeri, un pochino più liberi, evita magari problematiche gastrointestinali. E quindi nel pre-gara magari si possono consigliare prodotti tipo, che so, il tofu, il tempeh, che sono molto proteici a base vegetale, ma che non hanno fibra praticamente. E questa è una valida alternativa che ci aiuta a risolvere il problema. Altre problematiche che spesso si sentono sul discorso proteico, perché capita di sentire: ma da dove prendi le proteine se sei vegetariano vegano? Classica domanda. Però questa è totalmente infondata, perché comunque ci sono diversi prodotti che hanno un buon apporto proteico, a partire dai legumi, che comunque hanno un apporto proteico, i legumi secchi, molto paragonabile alla carne, quindi siamo a posto da quel punto di vista. Oppure ci sono tutti quei prodotti sostitutivi dei legumi, tipo come la pasta di legumi, che è comunque una buona unzione, oppure tofu, tempeh, dicevamo, oppure burger vegetali, nuggets di soia, cioè ce ne sono tantissimi.
Il discorso è che quando io arrivo a un livello alto ho bisogno di un apporto proteico maggiore. E quindi in questo caso, tante volte, se l'atleta è un amatore voluto o un professionista, può essere utile integrare le proteine, per esempio tramite proteine vegane in polvere. Ce ne sono di diverse tipologie, di diversi gusti. La cosa importante è sempre controllare il profilo aminoacidico, che abbiano un buon profilo aminoacidico, in particolare una buona dose di leucina, che è quella che spinge l'anabolismo, quindi il recupero. In questo caso specifico magari potrebbe essere utile. E altre carenze, spesso si sente il ferro, lo zinco, il calcio, la vitamina D, gli omega. Diciamo che la cosa di base importante è controllare i valori, per esempio il ferro, la vitamina D, tramite gli esami del sangue, e eventualmente se serve li si può integrare. Perché si dice questo? Perché avendo un eccesso di fibra e essendo gli alimenti vegetali un po' più chelanti, un pochino più sequestranti, mi viene da dire, gli elementi, i micronutrienti tipo il ferro, il calcio, eccetera, è un pochino più facile che si crei una carenza, ma una volta che io la tengo d'occhio siamo abbastanza a posto. E in ultimo, l'unica cosa veramente indispensabile da integrare in una dieta vegetariana vegana è la vitamina B12, perché è l'unica che proprio non si trova nella dieta vegana. Ok. Tutto il resto, via. Sì. Ferro è nell'alimentazione sportiva è uno di quegli elementi che spesso si Sì, sente. è l'incubo degli Esatto. atleti, il ferro. Parliamo poi Ah, del sì. ferro. Va bene. Allora, il ferro è sicuramente un elemento indispensabile perché comunque ci aiuta nel trasporto dell'ossigeno, negli sport di endurance in particolare, fondamentale. Negli atleti di endurance sicuramente c'è una necessità maggiore di questo minerale e quindi se io solitamente ho un fabbisogno tot, nell'atleta di endurance devo aumentarlo almeno del 30% l'apporto di ferro nella dieta, che nell'atleta uomo si gestisce abbastanza, anche se anche nel suo caso si può essere utile l'integrazione. Può essere in particolare utile l'integrazione nell'atleta donna, che già di base ha un fabbisogno di ferro maggiore. In particolare, se è atleta, viene aumentato ancora di più. Come facciamo a controllare che il ferro sia tutto in ordine? Si fa sicuramente un esame del sangue, si va a controllare i parametri principali che sono legati al ferro, emocromo, ferritina, eccetera. E da lì si capisce se è utile l'integrazione. L'integrazione è utile se vedo dei valori tendenti verso il basso. Se sono un atleta che tendenzialmente all'interno delle sue stagioni passate vede sempre una carenza, allora a quel punto vale la pena integrare a scopo preventivo, così evito di arrivare al problema. E può essere utile integrarlo in particolare in tutti quei momenti in cui l'allenamento si fa tosto, quindi se ho dei periodi di carico particolarmente intensi, se vado a fare il ritiro in altura anche potrebbe essere utile, quindi in quel caso lo moldo. Poi ovviamente ci sono anche alimenti ricchi in ferro, in particolare le frattaglie, per chi è amante della cosa, comunque la carne, in particolare la rossa, anche se poi ovviamente vale il consiglio di non spaccarsi di carne rossa solo perché c'è il ferro, e i legumi sono comunque una buona fonte di ferro, poi ci sono anche delle verdure tipo gli spinaci, l'unica cosa sugli spinaci bisogna considerare che non ha il ferro all'interno dei vegetali una disponibilità così ampia, quindi per esempio usare qualcosa che è di acido tipo il limone o l'aceto può dare una mano perché allenta un po' il blocco del ferro, diciamo. Quindi la nostra infanzia si basa su Braccia di ferro. braccio di ferro. Ah, È sì, è una vero. grande bugia. Braccia di ferro, se non erro, nasce come pubblicità per gli spinaci e poi ci ha fatto il cartone Sì. sopra, se non sbaglio, però va bene. Stavo guardando delle cose sul catalogo di Ethic Sport e loro hanno una linea che si chiama integrazione nutraceutica. Diciamo che i prodotti nutraceutici sono dei prodotti al cui interno si trova un principio attivo, diciamo, concentrato, quindi molto di più rispetto, per esempio, al classico alimento, che quindi possono essere assunti per eventuali necessità aumentate, quindi se ho un fabbisogno maggiore di quell'elemento, se ho per esempio una carenza, e possono essere per esempio funzionali allo sport. Mi viene in mente per esempio i polifenoli, sono degli integratori che fanno parte del gruppo B, quindi sono degli integratori su cui si stanno facendo sempre più studi, ci sono delle evidenze in crescita e quindi siamo lì per valutarne comunque l'utilizzo, e questo parte per esempio dei nutraceutici, quindi
i principali poi meccanismi di azione dei nutraceutici potrebbero essere l'effetto antiossidante, l'effetto immunomodulante, quindi sul sistema immunitario, combattono magari lo stress ossidativo, quindi con, come si dice, si contrappongono al lavoro che fanno i radicali liberi, quindi Ok, appunto stress ossidativo, i famosi famosi radicali liberi che non ci fanno per niente bene, e quindi potrebbero sì essere utili. e diventa forse un'integrazione secondaria. Sì, possiamo dire di sì, nel senso che, come dire, in primo livello curo l'alimentazione, in secondo livello curo se vogliamo chiamarla integrazione primaria, quindi carboidrati, sali minerali, gelini, barrette, polveri, proteine quando servono, e poi vado sulle chicche, no? Metto il ferro se serve, metto gli antiossidanti quando servono, insomma, quello sì, è uno step successivo, ecco, sono altre pillole, chicche. È uno step successivo che è dove interviene il nutrizionista, tra Sì, l'altro. meglio esattamente, meglio non fare a random l'integrazione, perché tante volte una cosa che può capitare è l'atleta, il paziente in generale, compra l'integratore e dopo ti chiede: come lo posso dare? No, si fa il contrario. Prima gli chiede: posso usare questo integratore? Poi vediamo come usarlo, vediamo anche in base alle necessità. È tutto molto da personalizzare, perché anche gli antiossidanti non sono un integratore da prendere così sempre. Perché, per esempio, banalmente nel post-allenamento che ci sia, non so, un po' di infiammazione, che ci siano i radicali liberi, è una roba anche positiva, perché comunque mettono in atto tutta una serie di meccanismi che poi ci portano al miglioramento, cioè quella famosa supercompensazione post-allenamento. Quindi anche lì va saputo, ecco, quando prenderli, come prenderli, se prenderli.